Come cestistica, sempre per promuovere la pallacanestro nel nostro comune, abbiamo organizzato queste finali interzonali nazionali under 17 maschili. Le quattro società che partecipano a questa finale interzona, che ce ne sono 8 in tutta Italia, e da queste 8 finali scaturiscono le due che andranno poi a fare le 16 finaliste a Bormio. E in questo caso noi ospitiamo Moncaglieri, che è una società del Piemonte, Conegliano Veneto, che si è classificata terza nel Veneto, Porto Torres, che ha vinto appunto le finali regionali della Sardegna, e Bergamo. L'organizzazione non è particolarmente faticosa per la società, anzi ne siamo molto contenti di organizzare queste manifestazioni proprio per mostrare ai nostri ragazzi, ai ragazzini più piccoli, ai ragazzi che vengono, che partecipano ai corsi della cestistica, un livello di pallacanestro superiore. Da questa interzona qui, le prime due classificate parteciperanno, come ho già detto prima, alle finali nazionali a Bormio, che da questo scaturisce la vincente nazionale under 17 maschile. Ma il livello non è particolarmente elevato, probabilmente perché no, in questo raggruppamento che ci è toccato non ospitiamo le prime classificate, a parte la Sardegna, delle regioni dalle quali provengono, perché Conegliano Veneto penso sia classificato terza o quarta nel Veneto, e anche Bergamo si è classificata quarta nella regione Lombardia. Ma comunque il livello, generalmente a mio avviso, si sta abbassando, il livello qualitativo per quello che riguarda il settore giovanile per la pallacanestro italiana. La nostra under 17 maschili, stiamo cercando di migliorare la qualità. Infatti quest'anno non abbiamo partecipato al campionato provinciale, ma al campionato di elite, nel quale abbiamo incontrato squadre di Forlì, squadre di Bologna, squadre di Ravenna, squadre di altre regioni, che praticamente l'elite è un campionato interprovinciale. I nostri ragazzi hanno incontrato delle difficoltà perché non erano abituati ad un livello superiore e si sono classificati quinti, penso circa metà classifica, ecco. Però è stato sicuramente positivo perché gli ha consentito di confrontarsi con realtà più forti da un punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista fisico-atletico. Il nostro obiettivo è quello di migliorare il reclutamento, quindi la partecipazione, più ragazzi che vengono a giocare a pallacanestro, e la qualità. Per fare questo ci vorranno sicuramente degli anni, ma la strada intrapresa è questa. L'obiettivo è continuare a migliorare il settore giovanile di Argenta, non solo per quello che riguarda l'under 17, ma tutte le categorie.